Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Giuseppe Nocera in Lazzaro, agro del comune di Morta San Giovanni. Siamo sulla costa ionica Regina, a una decina di chilometri dal capoluogo. E Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Lazzaro-Melitese, valevole per il campionato di seconda categoria Calabria. Le formazioni che stanno per scendere in campo agli ordini del signor Marco Marra di Reggio Calabria: Lazzaro, Aneri, Laganasti, Littano, De Angelis, Rigo, Pannuti, Suraci, Benedetto, Ripepi, Barbaro e Milasi. Melitese, Manti, Tripodi, Meduri, Giuseppe Curneri, Vincenzo Curneri, Borruto, Barrega, Zaccone, Caracciolo, Aziz e Sergi. I padroni di casa si schierano lato ovest con una casacca. Bianco rossa, strisce verticali, pantaloncini bianchi come i calzettoni. Vaga rassomiglianza con il Lanerossi Vicenza o con l'Atletico Madrid. Gli ospiti, casacca interamente blu, alla sinistra dai nostri teleschermi c'è lato est. C'è il primo fischio, parrebbe un calcio piazzato fuori dai padroni di casa. Attacca il Lazzaro, che ha l'esigenza di far sua questa partita per continuare ad alimentare la fiammella di un possibile aggancio ai vertici e quantomeno una posizione ottimale per quanto riguarda la griglia dei playoff. Non ha problema alcuno invece la Melitese. Conquista palla il centrocampo locale. Il lancio di Suraci. Aggancia Aziz ma poi perde palla. A fondo dei padroni di casa. Palla in fallo laterale, 1:50 nel primo tempo al Giuseppe Nocera di Lazzaro di Motta San Giovanni, è sempre 0-0 tra i locali e la Melitese. Siamo, ricordiamolo, nel campionato di seconda categoria Calabria. Propone ora l'ennesimo tema offensivo la formazione di casa con questo lancio in direzione sempre di Suraci, si libera di un avversario anche di un secondo. Attenzione, Ripepi, il suo lancio, un colpo di testa da parte di un difensore, urlo tarzanino da parte del portiere Manti che poi va a eludere il possibile intervento di un attaccante del Lazzaro. L'arbitro però non ha fischiato alcunché, quindi si può proseguire con questo lancio di Meduri verso Zaccone, ostacolato da un paio di avversari, finisce col perdere palla il capitano della formazione melitese. Ha tutta l'aria di essere una partita veloce, il terreno è in terra battuta, un po' sabbioso. C'è un intervento arbitrale che del direttore di gara, il signor Marco Marra, che decreta un calcio piazzato a favore della formazione di casa quando sono passati 3:50.
nella prima frazione di gioco attacca il Lazzaro a testa bassa, sono 21 giocatori nella metà campo avversaria, parte il piattone di sinistro, salta, prende l'ascensore delle Torri Petronas ma non può raggiungere questo cross, il pallone schizza oltre la linea di fondo, nulla di fatto, sempre 0-0 al Giuseppe Nocera di Lazzaro nel campionato di seconda categoria Calabria. Sistema il pallone nel vertice sinistro dell'area e quindi cerca di mettere in movimento i propri compagni, si appoggia sulle spalle sotto gli occhi dell'arbitro che decreta un calcio piazzato a favore della formazione di casa. 4:45 nel primo tempo, sempre 0-0. Siamo a una 30-35 metri davanti, breve rincorsa, il cross, la respinta della difesa, Gurner Giuseppe tentava di incunearsi, fa buona guardia la difesa, il lancio di Barrega, finta e doppia finta, macchinoso il disimpegno di Vincenzo Gurnari, uno dei due, l'altro è Giuseppe, intervento arbitrale, calcio piazzato a favore degli ospiti. Quando sono passati 5 minuti e 50 secondi nel corso del primo tempo, al Giuseppe Nocera di Lazzaro è sempre 0-0. Parte un cross verso Zaccone, non aggancia, l'ultimo a toccare è lui, palla in fallo laterale. I maghi delle panchine non sanno più che cosa inventarsi, l'ultimo è il parkour, tra arte e disciplina sportiva, serve a far prendere coscienza delle proprie capacità e a sviluppare le insicurezze, quindi più sicurezza, più attenzione, più creatività, questo è il mondo del parkour. Attacca il Lazzaro ma non può raggiungere questo pallone, è imprendibile nemmeno a innestare il turbo di Usain Bolt. Parte un lancio verso il centrocampo, c'è un colpo di testa da parte di Borruto su cui commette fallo il centrocampista, ecco il motivo di questo calcio piazzato, battuto. Esce, agguanta il suo primo pallone a Neri dopo 7 minuti e 30 secondi, ha qualche difficoltà il difensore, si rifugia in fallo laterale sull'out di sinistra e arriva così il primo calcio d'angolo a favore della Meritese. Capovolgimento di fronte, quindi sposta il baricentro mister Ciccio Enrico, il trainer di casa. Adesso 21 giocatori sono nella metà campo del Lazzaro. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross. Attenzione, brivido lungo la schiena. Invocavano la concessione del corner quelli della Meritese, non è dello stesso avviso l'imperturbabile, imperterrito e granitico signor Marco Marra di Reggio Calabria. Lazzaro che va all'impostazione della manovra offensiva,
si smarca e riceve su Raci sull'out di sinistra. Si invola Milasi, conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti. 9 minuti nel primo tempo, sempre 0-0 al Giuseppe Nocera di Lazzaro, nella partita tra Lazzaro e Meletese. Imposta Gornari, viene mandato gamba all'aria senza tanti complimenti da Pannuti. Punizione già battuta, ancora Gornari, Giuseppe, uno dei due, l'altro è Vincenzo, ecco Giuseppe, finta e doppia finta, conquista una rimessa, l'ultimo a toccare è stato Barbaro, restituisce il fallo a velocità ultrasonica. Con tutta calma l'esperto stillittano cincischia un po' la formazione di casa e consente agli avanti della Meletese di portarsi in avanti alla ricerca del gol. Non ha nulla da perdere la Meletese e quindi si proietta con tutti gli organici, centrocampisti, difensori e attaccanti. Si inarca e prende proprio l'ascensore dell'Empire State Building. Aneri, Suraci, Milasi, entra in area, cross, finta, ha il problema di girarsi, svanisce tutto con questo tiro dal limite che supera tutti i compagni e avversari e termina oltre la linea di fondo, nulla di fatto. 11 minuti e 10 secondi nel primo tempo al Giuseppe Nocera di Lazzaro, è sempre 0-0. Il solito Manti sistema il pallone, poi lo lancia in avanti. Zaccone gioca di carambola, subisce fallo non rilevato, si può proseguire. Questi è Suraci, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, il suo piattone arriva con un attimo di ritardo. Ripepi, sgusciante come un'anguilla delle valli di Comacchio. Pericoloso, protegge Stillittano, esce Neri, palla oltre la linea centrale del campo, pallone che non raggiunge Ripepi. Ancora Stillittano, l'esperto difensore dell'Azzaro. Ancora Stillittano. Parte da lontano la manovra dei padroni di casa. Ancora Stillittano. Si smarca e riceve Suraci, si libera del suo angelo custode. Ancora Milasi. Finta e doppia finta del mezzo sinistro, attenzione, un colpo di testa da parte di Ripepi che supera tutti compagni avversari ma anche la trasversale, nulla di fatto. Al 13° minuto il Lazzaro è andato vicino alla marcatura per merito di Ripepi che è riuscito a incornare da poca distanza rispetto al portiere la posizione più che favorevole, ma non è riuscito a inquadrare la porta. Nemmeno con il top drone Movicare.
conquista un calcio d'angolo, questa è l'opinione dell'arbitro. Grappolo di uomini in area, sta per partire il traversone. Colpisce ma senza incredibile ma vero, era più facile azzeccarlo che sbagliarlo. Ripepi, incredibile davvero come abbia fatto a fallire questo favorevolissimo cross. ...14:50, sempre 0-0. Palla in avanti. Ha qualche difficoltà, attenzione, Gurnari. Perché va a sinistra? Lasci qua perché da sinistra. Perché va a sinistra? Più lontano la porta. Cincischia l'attacco ospite, fallisce l'opportunità, ma conquista una punizione da posizione favorevole per i piedi del bomber Zaccone, che va a impossessarsi della sfera, sarà lui a calciare in posizione diagonale. Grossa occasione per la Meritese, Aneri predispone la barriera, l'arbitro va a contare i passi e ci sembra che questa volta siano 9. Un passaggio filtrante in aria, ancora Zaccone tenta lo scatto, viene superato, l'ultimo a toccare è lui, rimessa laterale per gli ospiti quando sono passati 16:24 nel corso della prima frazione di gioco, sempre 0-0. Si rifugia in pallo laterale, già battuto, si dorme e il Melito, anzi la Meritese, va vicinissima al gol del vantaggio. Un autentico regalo pasquale, dormita collettiva. Si gioca in un pomeriggio primaverile, diciamo così, ma cielo coperto, attacca il Lazzaro, Suragi mette a terra, si libera del suo diretto avversario, se ne va sul fondo, cross, un colpo di testa da parte di Aziz e palla in corner. Ha avuto un paio di occasioni la formazione di casa per passare in vantaggio ma le ha sprecate in malo modo. Solito schema, grappolo di uomini in aria, parte il cross e anche stavolta non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta nemmeno con il top drone Movicare. 18:05 nel primo tempo allo stadio comunale di Lazzaro, è sempre 0-0 fra i locali e la Meritese. Si smarca e riceve il solito Stillittano, il suo interno sinistro in area, l'arbitro vede tra virgolette una spinta di troppo,
Se fosse stata in area sicuramente sarebbe stato assegnato il calcio di rigore. È un mezzo calcio di rigore, in effetti la palla è stata piazzata nei pressi della linea mediana in posizione centrale, grossa occasione, calcio piazzato a favore dei padroni di casa. Sulla linea di battuta sembra Pannuti. Parte il tiro e fa la barba al palo, shampoo, sapone, friccione e capelli, servizio completo. Grossa occasione per i padroni di casa, che hanno sperato il gol quando sono passati 19 minuti e 40 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Giuseppe Nocera di Lazzaro. Ha sperato in diverse circostanze la segnatura la squadra di Ciccio Enrico, mentre raramente gli ospiti si sono fatti vivi dalle parti di Aneri. Una partita giocata a viso aperto, senza timori reverenziali né sudditanze psicologiche, nella formazione ospite manca, l'avranno notato, gli ultras e i contras, Sua Maestà, tra virgolette, Ciccio Candido, padrone e signore del centrocampo, uno dei migliori prodotti in assoluto del calcio calabrese degli ultimi 20 anni. Ora c'è una punizione a favore della Meritese, sulla linea di battuta c'è il goleador Vincenzo Zaccone, capocannoniere anche del campionato. Parte il tiro, c'è una deviazione e il gioco riprenderà con un calcio d'angolo a favore degli ospiti. La Meritese, quando ha l'occasione, soprattutto in contropiede, tenta di sbloccare il risultato, lo fa anche in questo momento con un calcio d'angolo. Parte il cross, vai col liscio, ma non ci azzecca Raul Casadei. Va a recuperare il pallone nel campo per destinazione l'uomo ragno di casa, Aneri. Lo sistema sul vertice destro dell'area piccola e si accinge quindi a rimettere in movimento i propri compagni. Parte il cross, un colpo di testa, recupera palla Surace, il suo piattone sinistro verso Ripepi, non si intendono i due, dialogo tra Sordi, Ripepi e Barbaro. Non è certo il dialogo tra Sandokan e Yanis De Gomera. Fallisce l'opportunità per la formazione di casa per sbloccare il risultato, sempre 0-0. Un colpo di testa ancora di Barbaro, palla per il solito Suraci, subisce fallo Barbaro. Non è convinto Barrega, irremovibile il direttore di gara, e allora il solito Pannuti dialoga, almeno cerca di dialogare con Benedetto, poi opta per un lungo lancio.
cerca di conquistare una punizione. Attenzione, c'è un calcio piazzato decretato dall'arbitro a qualche metro dalla... linea dell'area piccola. Parte il tiro cross, sfiora la marcatura ancora una volta, sempre con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Ripepi, sempre lui, il più pericoloso, sgusciante come un'anguilla delle valle di Comacchio, pericoloso come un Naya Naya. Un colpo di testa di Tripodi, Gurnari, si muove bene nello spazio stretto, Zaccone. Rimessa laterale per gli ospiti. Quando sono passati 25 minuti e 16 secondi nel primo tempo, palla per Ripepi che questa volta viene pizzicato in posizione di offside. Rimessa laterale per gli ospiti. Ce la stanno mettendo tutta i ragazzi della Via Pal di Mister Enrico, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Passaggio smarcante di Borruto, uno dei prodotti più interessanti del vivaio della calcistica Spinella, approdato alla Melitese. Sapete che ci sia una joint venture tra Melitese e calcistica Spinella. Ancora lui, Borruto, il suo cross, palla che rimane lì, è andato al tiro Zaccone, respinto dalla difesa. L'ultimo a toccare è stato opportunamente in questo caso Borruto, perché poteva scattare il contropiede locale. Fischio arbitrale, calcio piazzato per i padroni di casa. ...27 minuti nel primo tempo, sempre 0-0. Pregevole colpo di tacco da parte di Suraci, un cross, respinge la difesa, Gurnari, caparbiamente Barbaro riesce a conquistare un buon pallone, stavolta Stellittano non è preciso nei rifornimenti come in precedenza. Si gioca una partita tutta impeto e passione, senza perdita di tempo,
trucchetti del mestiere. Borruto apre sul settore di destra. Spreca Giuseppe Gurnari. Bel palleggio da parte di Borruto, di cui vi abbiamo parlato, ma non è mai abbastanza, non è mai troppo. Attenzione, occasionissima, tiro, colpisce la traversa. Lazzaro davvero sfortunato. Il pallonetto Ripepi, delizioso, aveva superato il portiere, ma la palla si è stampata sulla traversa. Tutto questo dopo mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco. Lazzaro vicinissimo al gol per merito del suo fromboliere Ripepi, che con un delizioso pallonetto ha mandato la palla a stamparsi sulla traversa a portiere praticamente battuto. Ha avuto almeno 6-7 palle gol, se non di più, la formazione di casa per sbloccare il risultato, ma non è stato baciato dalla dea bendata, il Lazzaro di mister Ciccio Enrico. ...31 minuti nel primo tempo. Il terreno di gioco non è proprio un tappeto di biliardo, anzi, i passaggi sono sempre approssimativi, il controllo della palla relativo. Si basa molto sull'atletica e sull'agonismo. Attacca il Lazzaro. Cross stoppato. Gurnari. C'è un lancio che non arriva verso gli attaccanti, intuisce tutto Borruto ma poi spreca Barrega. Poteva essere un interessante contropiede. Parte da lontano la manovra dei padroni di casa. Il solito Stillittano mette il pallone a terra. Il lancio del Borruto sui piedi di Stillittano. Spalla a spalla, non per l'arbitro, che assegna un calcio piazzato a favore. È rimbalzata come una palla di gomma sul Marcantonio Meritese. Pannuti che poi si è rialzato.
C'è un lancio, tutto regolare per l'arbitro, riesce a tenere il pallone in campo, cross. E stavolta Barrega, a parere dell'arbitro, commette fallo. Ecco il motivo di questo calcio piazzato a favore della formazione di casa. Siamo a un 30 metri rispetto alla porta difesa da Manti. 34 minuti e 29 secondi, sempre 0-0 al Giuseppe Nocera di Lazzaro. Sta per partire il tiro. Che potrebbe sbloccare il risultato, si incarica il solito Pannuti. Dialoga con Benedetto. Parte il tiro cross che sfiora l'incrocio dei pali. 7. Altra grossa occasione per i padroni di casa per sbloccare il risultato. La mazzata tarda ad arrivare. Thunderbolt, premio Nobel 1930 per il miglior attore. Si gioca su ogni palla, non ci sono giocatori in vacanza last minute e volo charter per Sharm El Sheikh sul Mar Rosso, Maldivo, Seychelles, tsunami permettendo. È una partita intricata ed affascinante fino a questo momento, ricca di emozioni, brividi e suspense. 36 minuti, perde l'equilibrio Borruto, non aveva agganciato, ma Ripepi era finito in fuorigioco di rientro cosiddetto. Protesta il pubblico, ma questa è la decisione irremovibile dell'arbitro. Attacca il Lazzaro, palla che rimane lì. Ha il problema di girarsi. L'ultimo a toccare è stato il difensore ospite, quindi la rimessa laterale sarà assegnata alla formazione di casa. Quando sono passati 37 minuti e 11 secondi e il risultato è sempre di 0-0. Cerca di districarsi Gurneri, invoca la concessione di un calcio piazzato, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Rimessa laterale per il Lazzaro, già battuta. Non riesce a sfondare nonostante le ben numerose occasioni da gol capitate sui piedi degli attaccanti locali la formazione del presidente Fortunato Sgro. Imposta l'ennesimo tema offensivo. Tutto regolare per l'arbitro, Ripepi per Suraci che riesce a tenere in campo, supera un avversario ma non il secondo, conquista però un calcio d'angolo. 38 minuti e 31 secondi nel primo tempo al Giuseppe Nocera di Lazzaro, è sempre 0-0 tra i locali e la Melitese. Siamo nel campionato di seconda categoria.
ci sono tre giocatori in offside e l'arbitro sanziona. Il solito Manti, il suo sinistro. Si mette una pezza a Tripodi. Ancora Tripodi. Stavolta la punizione è per gli ospiti. È difficile superare questi difensori rocciosi e robusti come un cedro del Libano, il sequoia del generale Sherman e la quercia di Sherwood, detta Major Rock. Tiro, rete. Nazzaro in vantaggio. Complimentato dai compagni, l'autore del gol. Fra un attimo vedremo anche il nome. Dovrebbe essere il mezzo destro. Benedetto. Dunque il risultato è cambiato al Giuseppe Notiera di Lazzaro. Nel campionato di seconda categoria subisce un brutto fallo, c'è una reazione, si accendono gli animi. Fulminato di Mercurio sulla tre quarti, c'è puzza di zolfo. Scatta in velocità Ripepi, supera il suo diretto avversario, entra in area, solo davanti al portiere, tiro, rete. Bellissima azione. È successo qualche cosa perché l'arbitro viene circondato da compagni e avversari. Vediamo un po' quali saranno le sue decisioni. ...2-0... ...43... Siamo dunque sul 2-0... partita in discesa a questo punto per i padroni di casa, che hanno messo il risultato nel freezer con una bellissima azione del bomber Ripepi, che ha fatto fuori il suo angelo custode, è entrato in aria, ha sparato un bolide, un autentico missile terra-aria della classe Cruise Pershing, che si è insaccato imparabilmente all'incrocio dei pali,
nonostante il vano protendersi del generoso Manti che si è scatafasciato in orizzontale nel tentativo di intercettare la sfera. Nulla di fatto, quindi nulla da fare, siamo 2-0, nulla da fare per la Meritese che ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di far breccia. La palla ha superato, in ogni caso sarebbe stato calcio d'angolo a parere dell'arbitro. La Meritese tenta di rientrare in partita dopo l'1-2 al 40esimo e al 43esimo, quindi nello spazio di 3 minuti ha subito l'1-2 e vedremo ora quale sarà la reazione. Non può rassegnarsi al sound, allo swing e al country, mandolino, bench e violino. O il liscio di Raul Casadei, simpatia, Romagna mia, ciao mare. Attacca la Meritese, conquista una rimessa all'altezza della bandierina. Il lancio in profondità, Borruto, può partire il contropiede, lo scatenato tiro, grande parata del portiere, porta vuota, tiro, rete, 3-0, palla persa in zona pericolo a Il Lazzaro, nello spazio di 5 minuti ha messo il risultato in cassaforte. Siamo ora 3-0. Andiamo a vedere il marcatore che dovrebbe essere, potrebbe essere Milasi, ma sapremo darvi ulteriori ragguagli nel secondo tempo. Le squadre vanno a riposo sul 3-0 a favore del Lazzaro. La linea può tornare allo studio centrale. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. Linea a Bruno Taverna, regista della nostra emittente. Vai con Pasquale, vai. Dichiaro, no?